cosa risponde, se ha qualcosa da rispondere, a Repubblica che ha scritto che lei avrebbe nominato all'agricoltura un esercito di amici. Che, diciamo, se uno guarda il curriculum del generale Donato Monaco, per esempio, che fa il commissario qui a Milano dell'Unire Lab, senza stipendio perché è già impiegato dello Stato come generale della Guardia Forestale prima e dei Carabinieri oggi, penso che si accorgerà che è uno degli esempi di quanto sia ridicolo il modo di fare giornalismo di alcuni che hanno bisogno di lanciare notizie. Uno non nomina persone in base all'amicizia, in base al loro curriculum, che uno dovrebbe contestare nel merito. Si parlava di scelte di questa natura. Il capo della scuola forestale, che come sapete è quella che ha massima esperienza in Italia nel mondo, non solo del rapporto con l'agricoltura ma anche con i controlli, le verifiche in quel mondo, l'Unire Lab si occupa di laboratori di analisi ma anche di conoscenza di questo settore, e lo fa gratis, e uno dice è un amico suo. Il generale dell'Armata dei Carabinieri in teoria credo non sia amico di nessuno. Oppure le nomine fatte dalla Conferenza delle Regioni, che vengono attribuite a me, ma la Conferenza delle Regioni fino a prova contraria decide e determina al suo interno, sulla base di criteri, chi rappresenta la Conferenza delle Regioni nell'ambito dei consigli di amministrazione e così via. Dopodiché devo dire questo, io scelgo sempre le persone per merito, e se Repubblica sperava che mi mettessi a nominare gente che ha le loro simpatie, ecco, questo non è detto che accada, perché non è il mio compito farlo, per cui si devono prendere atto che governiamo, quello che possiamo fare è governare, è individuare dove ne abbiamo il dovere, persone che meritano di essere nominate, basta guardare i curricula di quelli che sono stati nominati. E poi se loro pretendono di nominare quelli che c'erano prima, devono prendersela con i cittadini che hanno votato per noi. Ma i cittadini hanno sempre ragione e la Repubblica molto spesso torna.